Cari telespettatori, nella scorsa settimana abbiamo conosciuto meglio Valeria Toccolini e vi abbiamo anche promesso che questa settimana avremmo conosciuto la sua famiglia che è qui con noi. Presento Moreno Mejías, Anna Mejías e Micol Mejías. Parto da Moreno, che è un po' il patriarca di questa famiglia, un po' matriarcale anche, perché Valeria è molto, molto forte, molto strong. Moreno, gentleman rider, ci presenta le sue figlie, ma ci parla anche della sua carriera da gentleman e di come ha conosciuto Valeria. Allora, la passione per i cavalli nasce molto distante, cioè già mio nonno aveva i cavalli, io ho i primi ricordi con mia mamma e mia nonna all'ippodromo, e quindi parliamo già all'ippodromo ancora di Mirafiori, prima di Vinovo, per cui molto datato. E questo è stato l'inizio, che poi da lì ha sempre continuato in tutti questi anni. E l'incontro poi con Valeria è stato a Vinovo, perché io avevo i cavalli a Vinovo, lei lavorava lì da guadagnino. Poi avevamo deciso di fare una vacanza in Normandia a Deauville, e poi dalla vacanza abbiamo comprato un cavallo, è partita la scuderia, è partita l'avventura, e poi sono arrivate le puledre più importanti, prima Micole e poi subito a ruota Anna. E diciamo questa passione di tutta la famiglia completamente presa e coinvolta nei cavalli, anche loro montano a cavallo e poi parleranno delle loro esperienze, e questo è un po' l'inizio. Io so che Anna da piccolina amava così tanto i cavalli da addormentarsi in groppa a un cavallo. È successo quando proprio eri piccolina, raccontaci. È successo anche questo, sì. Non so come siano andate bene le dinamiche, ma ero stata dispersa per scuderia e mi hanno trovato in groppa King's Flower, che era il nostro vecchio cavallo, a quanto pare molto buono, che mi ha tenuto sopra di lui addormentata. Poi quando l'abbiamo trovata, piano piano sono andata a prenderla, a recuperarla, e devo dire che quando l'ho presa, King's Flower ha fatto proprio un sospiro di sollievo, ho detto finalmente libero, un po' di stretching e ha ripreso la condizione, la forma normale. E anche Micole ha apprezzato i cavalli fin da subito, ecco, se ci vuole un po' parlare della sua passione per i cavalli e magari raccontarci qualche aneddoto, come ha fatto Anna parlando di quando si era addormentata in groppa al suo cavallo. Sì, diciamo che la mia passione è stata sempre un po' più moderata di quella di Anna, nel senso che eravamo tutte e due molto appassionate, ma lei era la più, diciamo, coraggiosa, impavida, che faceva gare, cross e tutto. Io invece ero la sorella che la seguiva, che faceva le trasferte con lei, che facevo il tipo, esatto. E devo dire che è stato, diciamo che l'abbiamo vissuta da due prospettive totalmente differenti, ma entrambe accomunate da questa passione enorme che ci accomuna dalla nascita, per forza di cose, perché nate praticamente in un box. Ho racconti di gente che mi dice: mi ricordo di te da piccolissimo all'inverno del 99, quindi quando ero appena nata, tua mamma che sellava un cavallo e tu nel passeggino lì da sola al freddo che aspettavi la mamma che sellava. E quindi diciamo che è stato un percorso stupendo, un po', diciamo, introdotto ai nostri genitori, così. E Anna, dopo aver montato anche in concorso, con profitto, fra poco conseguirà il patentino da Amazon. Sì, avevamo questo programma di prendere la patente da gentleman da Amazon, anche se mamma in realtà spingeva per farmi fare la fantina per una questione di peso e di comodità sua. E di comodità.
però in realtà non è una mia priorità, mi farebbe piacere, mi farebbe molto piacere, ma in realtà ciò che mi appaga di più è montare la mattina, prepararmi i cavalli, coccolarmeli, fare i nostri lavori e tutto, quindi poi vedremo come andrà. Perché Anna poi studia scienze ambientali. Sì, ho iniziato un po' in ritardo, ma ho iniziato l'università a Milano quest'anno, e appunto scienze ambientali. È un percorso che a parer mio fa molto per me, è improntato molto appunto sulle scienze ambientali, sull'ambiente, sulla sostenibilità, su vari aspetti ambientali che direi che ci riguardano tutti molto da vicino, soprattutto in questo periodo. Beh, complimenti a Moreno, queste due puledre sono l'orgoglio della famiglia. La doma è andata abbastanza bene, anche perché Valeria, come dicevi tu, col suo carattere è riuscita a impostarle molto bene, e sono contento perché poi questa passione è venuta fuori in modo naturale. Non è una cosa scontata che da una famiglia di grandi appassionati di cavalli anche le figlie seguono questa, diciamo, questa tradizione. Loro naturalmente, per loro è un piacere, seguono negli allenamenti, nelle corse, nella programmazione, tutto, per cui ci fa piacere, ci fa molto piacere. Vorrei tornare un attimo alla carriera di Gentleman Rider di Moreno, se ci racconta magari qualche episodio interessante, qualche vittoria. Una sera ha anche tolto il piacere della millesima vittoria a Pinuccio Molteni, recordman dei Gentleman, poi chiaramente ha ottenuto più di 1000 vittorie, ma in una sera particolare Moreno aveva rovinato la festa a Pinuccio. Strano ricordo di quella sera, perché io montavo Cover Dancer, Pinuccio mi sembra Zamindar, era la millesima vittoria, c'erano tutte le televisioni, i giornali, Canale 5, Rai 3, tutto, e iniziamo la retta d'arrivo e Pinuccio era ben avanti, poi un Gentleman veramente in gamba. E io con Cover Dancer ho detto, boh, probabilmente riuscirò a far secondo. Poi a un certo punto il cavallo si è messo ad andare, abbiamo ingaggiato un duello veramente forsennato, e proprio sul palo, l'ultimo tempo di galoppo, Cover Dancer ha messo forse una narice davanti a Zamindar. Lì è stata una cosa stranissima, perché da una parte ero felicissimo di aver vinto, perché un gentleman che vince è emozione e adrenalina pura, però dall'altra parte un po' mi dispiaceva. Quando siamo tornati indietro dalle tribune sono arrivati giù tantissimi fischi, però cosa si deve fare? Non è che un gentleman può fermare, cioè devi sportivamente, è successo quello che deve succedere. Beh, poi Pinuccio ha festeggiato successivamente la millesima vittoria e ha vinto anche altre corse prima di ritirarsi. Moreno, la corsa a cui è più legato e più affezionato, è il cavallo a cui è più affezionato Moreno? Allora, cavalli a cui sono affezionato, essendo tantissimi anni, c'è sicuramente King's Flower, che è stato un cavallo che ci ha dato delle soddisfazioni incredibili, ha vinto 27 corse con noi. E poi un cavallo di una bravura, di un'intelligenza, cioè saliva dal van da solo, entrava nelle gabbie da solo, e sono riuscito anche a montarlo in corsa, e questo è stato un cavallo sicuramente importante. Poi c'è stato uno dei primi cavalli che ho comprato alle aste, era Yupidou, dalla razza La Novella, allevato dalla Novella, e Cover Dancer, e Mister Porsenna, e signor Gianni Parma, sono veramente tanti i cavalli che ci hanno dato soddisfazione. Io sono abbastanza simile a mia figlia, nel senso che io ho sempre amato tantissimo montare la mattina, cioè per me il profumo della mattina, montare a cavallo, Vinovo era un posto splendido, bellissimo. E la corsa sì, mi faceva piacere, però non era una roba, non ero così fanatico e pazzo come tanti altri gentleman per correre. Poi è successo che un'estate di molti anni fa, forse nell'80, avevamo organizzato con un amico una trasferta a Newmarket ed eravamo andati da Luca Cumani, e mi ricordo l'emozione perché eravamo arrivati la mattina, siamo andati in ufficio da Luca. Toc toc, bussano alla porta, entra il mito, e no, Lester Pigott. Noi siamo quasi,
ci siamo messi lì a guardarlo e è stata una cosa incredibile, perché vedere lì il nostro sogno, quello che seguivi sempre sui giornali e tutto quanto, è stata una bella emozione. Poi ho montato 3 settimane da Luca Cumani, era l'anno di Tolomeo, quando lui aveva vinto l'Arlington Million a Chicago, e non so per quali strani eventi a me aveva andato da montare i cavalli proprio ai Lamis, nelle piste, cioè proprio nelle proprio la preparazione alle corse, per cui montavo con i Fantini. E devo dire che quella vacanza è stata veramente propedeutica, perché montare staffa a staffa con loro imparavi proprio a imitarli. Difatti sono tornato in Italia, ho vinto la classifica a Vinovo del Gentleman Amazzoni grazie proprio a questa esperienza. Bene, grazie. Chiudiamo questa puntata di Mondo Galoppo parlando del bello dei cavalli. Allora, qual è la magia di andare a cavallo per voi? Le emozioni. Sembrerà banale, ma è proprio il momento del galoppo. Poi se hai un cavallo che non tira, ancora meglio, ti metti lì con le mani sul collo e per me quello lì ripaga tutte le vatacce la mattina al freddo, qualsiasi sacrificio, alzarsi presto per andare a Pisa o non so, e quello è, ripaga qualsiasi cosa. Ma anche la mia risposta sembrerà banale, ma è tutto, dalla prima all'ultima cosa, da quando entri la mattina nel box per dar colazione, che sai che ti stanno aspettando, a quando li pulisci, a quando esci, che non so, tutto, poi i lavori, i galoppi, seguirli quando vanno in gara, è tutto, è un'emozione che purtroppo se non si è nel mondo non si può descrivere, ma sono sicura che tutte le persone appassionate come noi sanno benissimo di ciò di cui stiamo parlando. Per me la magia è quella che io adesso, per esempio, è un po' che non vado a cavallo, però sento un desiderio incredibile, per cui non escludo che fra un po' riprendo stivaletti che e via e ripartiamo almeno la mattina per fare qualche allenamento. Abbiamo conosciuto la famiglia Mejojas, ma vedo che c'è anche Valeria Toccolini, che è qui anche oggi, anche per questa puntata. Valeria, ed c'è l'abbraccio bellissimo con la sua famiglia, una famiglia a galoppo, una famiglia bellissima.